La parte bassa è la zona di incontro di tutto il borgo, per cui sia volontari che frequentatori non portatori di patologia che vogliono fare magari un'esperienza nel borgo frequentano la parte che è anche l'ingresso principale che sarà da questa strada. Ci sarà la piazzetta del luogo di incontri, feste e tutto, la casa del pane con la forneria, che è questa, sopra ci sono alloggi per i volontari, questa è tutta una casa per attività del borgo anche relative a tutto il mondo sanitario, c'è una saletta di meditazione, una sala per attività di vario genere, questi sono tutti i laboratori artistici. È l'unica parte con barriera architettonica, alla fine sarà questa perché è la parte antica rimasta integrale. Qui ci sarà una casa per i nostri mangi, un'erboristeria, altri alloggi di volontari, poi c'è una parte intermedia che poi vedremo. Il piano alto, diciamo, di questa costruzione è l'hospice, in cui ci sono tutti i locali a disposizione per la struttura e le camere, che sono degli appartamentini con giardinetto. Arriveremo a 8 posti. L'idea, non so se lo notate nella struttura, l'idea è di strutturarlo come se fosse una sorta di monastero laico. Nell'antica tradizione indoeuropea, chi ha svolto il proprio compito nella società, poi si dedica alla vita spirituale per prepararsi a morire. Questo è ancora vivo in India, è molto forte, ad esempio nella città di Varanasi. Uno passa gli ultimi mesi, le ultime settimane di vita, a certe volte anche gli ultimi anni di vita, alla ricerca dell'assoluto, alla ricerca spirituale. Questo era un modello in vigore anche in tutta la civiltà occidentale, che è indoeuropea. Basta pensare che i nobili, quando avevano allevato i figli, purtroppo da noi era elitaria, perché era una cosa solo della classe nobile, diciamo, però si ritiravano in convento per i tempi ultimi. Allora, siccome hanno un'idea antropologica e universale, non è confessionale, non è legata a una religione, riproponiamo questo modello millenario nelle cure palliative. I tempi ultimi sono monastici. Uno è costretto a fare ciò che fa un monaco, è costretto dalla malattia. Per cui ti cambia la dieta, dieta rigorosa, non puoi bere alcolici, non puoi fumare, non hai una vita sociale come quella di prima, non vai al centro commerciale o in discoteca o a fare cose che prima si faceva, diciamo, anche più superficiali. Allora, quella vita che ti, in qualche modo ti induce alla vita interiore, se tu gli dai un senso, dai un senso all'impatto che la malattia ha nella tua esistenza. Questa è l'idea di fondo. Ma il tutto è preceduto da un percorso che è in continuità con l'hospice. Nell'hospice la cura centrale è cura spirituale. Non vuol dire che le altre cure sono meno rilevanti. La cura fisica, con fisioterapia, medico, infermieri, OS, tutto quello che viene offerto. La cura psicologica, con psicoterapeuti, counselor e tutto quello che serve. Ma il vertice è la cura spirituale, per cui anche la cura medica, infermieristica, tutto ciò con cui il paziente è toccato è animato dalla spiritualità. Non è che la sostituisce, non è un'alternativa. Infatti tutti i membri di equipa hanno una forte formazione spirituale. L'equipa è già pronta e quando sarà pronto il lavoro sarà un'esperienza innovativa anche a livello europeo, se non internazionale. Per chi ci ascolta sentirete i rumori di sottofondo perché il cantiere è vivo, è attivo. Una parte molto innovativa del progetto è la casa del grano, cioè una struttura grande in cui le persone possono essere ospitate per un periodo di ritiro esistenziale e spirituale in cui irrobustirsi dopo l'annuncio della malattia. Cosa ci permette questo? Di dare gli strumenti che i documenti di cure palliative e anche quelli della società scientifica di cure palliative dell'OMS dicono che la persona, quando l'impatto della malattia è forte, deve essere curata corpo, psiche e spirito. Noi in Italia offriamo un ottimo servizio di cura della persona dal punto di vista medico, però gli altri aspetti esistenziali sono trascurati. Per cui noi ci offriamo con un volontariato di offrire ciò che al momento non è ancora nel sistema sanitario. E questo è in continuità con l'hospice. Qual è la cosa che i nostri palliativisti dicono è molto innovativa? Che l'hospice non è un qualcosa che casca dal cielo e spesso l'impatto è traumatico. Voi sapete che il 40% dei pazienti entra in hospice senza sapere che lì ci morirà, senza sapere esattamente perché sono lì. Questo
Questo è molto grave. Perché questo? Perché si ha paura di parlare della morte, perché non sono stati preparati per tempo a affrontare la morte. E allora a questo punto gli viene nascosto perché si teme che non abbiano gli strumenti per fronteggiarla. La Casa del Grano offre questi strumenti per poter affrontarla.